Prestigiosa gara sul miglio al Meeting Diamond League di Londra ai primi di agosto. E queste sono 13, dunque aumentano i pericoli nei confronti della prima semifinale. 3:47:35, 3:18. Abbiamo il salto della Savigna, curiosità, un nullo. Questa gara per Savigna peccato. Diventa in salita. Peccato. E caro Paolo, la maledizione del Daily Program colpisce ancora. Non vorrei avergli la tirata anch'io dicendo che sicuramente la... Poi la rispieghiamo questa cosa, la facciamo vedere anche questo maledetto Daily Program. Perdiamo una grande protagonista. Il vento è aumentato, questa volta contrario nel triplo, meno 0,5. Ma se abbiamo questo 1500 metri, qui sono partiti già più decisi. C'è Komen a fare l'andatura lì avanti, lui che non ha una buona tradizione ai mondiali, è uscito in batteria a Helsinki, a Osaka, ha inciampato su un atleta caduto davanti a lui nelle semifinali, motivo per il quale vuole starsene lì davanti per evitare troppi guai. Stanno cominciando a correre, 57 invece che 1,6, è un altro film. 9-10 secondi, Manzano, il piccolino, l'americano, dietro, in fondo, ultimo, quasi non si vede, guardatelo lì. L'uomo che a Londra ha sorpreso tutti sul miglio, soprattutto battendo Bernardo Lagat, certo è rimasto troppo indietro. Americano di origine messicana, in realtà è nato in Messico e si è trasferito in Texas con la famiglia all'età di 4 anni, Leonel Manzano, che adesso prova a rientrare. E allora lì davanti abbiamo sempre Komen, mentre l'altro keniano, Asbel Kiprop, prova. Kiprop è un talento impressionante. È in quarta posizione, questo qui molto alto dietro il Kenya. Guardate com'è tranquillo, si guarda intorno, sciolto. Lui la medaglia d'oro olimpica. Ora arriviamo agli 800 metri, decisamente più veloce. Al secondo posto c'è Derese Mekonnen, l'etiope, quest'anno per lui 3:32:90 di primato. Ma è sempre Daniel Komen fare l'andatura. 1:55:88, girano da 55, superato, gara di ritmo. Superato da 100 metri la metà di questa gara. Noi dobbiamo tenere d'occhio anche i tempi della prima. 3:47:18 il tempo della campione del mondo Yusuf Saad Kamel, che non sta credo, qui non credo che abbia speranze, attaccato al maxi schermo facendo gli scongiuri, ha sbagliato perché tutto. Deve puntare a uno dei due tempi di recupero, ma non sarà facile perché qui stanno correndo per colpa o per merito di questo atleta keniano, proprio Daniel Komen. Passano in 5, due tempi da recuperarli, ricordiamo, 3:47. Arriva l'ultimo giro, si allarga l'atleta etiope. E cambia. Derese Mekonnen, e anche se provano a lasciargli spazio per un momento Komen, ma poi è costretto, viene affiancato anche dal suo connazionale Asbel Kiprop. 1,91 m di altezza. Kiprop sta facendo stranamente una gara giudiziosa. Speriamo che abbia messo a posto la testa, nel senso che riesca a leggere la gara, perché il suo più grande difetto, con questo talento incredibile sia negli 8 che nei 1500, è di saper leggere la gara e saper attaccare e fare le cose giuste. Qui sembra controllare bene. Intanto anche l'irlandese Charan O'Dinard. Willis è un po' dietro, vediamo se viene fuori anche il neozelandese. Siamo vicini agli ultimi 100 metri, adesso si gioca tutto qui. Chi proprio uno sguardo sul tabellone luminoso per vedere cosa sta succedendo lì dietro. Attenzione a Charan O'Dinard, che prova a stare lì al secondo posto mentre crolla Daniel Komen, che ha fatto tutta gara davanti e si inserisce. Sì, i ripescati saranno intorno al 3:38. Va a vincere intanto Kiprop con il tempo di 3:36:76. Charan O'Dinard ha fatto una bella gara, ma staremo a vedere, sicuramente dovrebbe essere nei 5. Asbel Kiprop allora 3:36:75, confermato il tempo dell'atleta keniano, mentre all'interno molto bene Bukensa, che recupera fino a entrare nel gruppetto di testa, mentre di dietro crollano l'etiope Mekonnen e Daniel Kipchirchir Komen. Secondo posto per Tarek Bukensa, proprio l'algerino, 3:36:84. Intanto un irlandese in finale, Mohamed Moustoui, il 3:36:87. Intanto, prima del riepilogo, chiedo anche una valutazione a Lucilla Andreucci su questa gara, se l'hai seguita dal maxi schermo. Sì, l'ho seguita. La velocità di crociera è stata decisamente più elevata, non ho voluto correre rischi. Kiprop ha dimostrato anche di essere cresciuto tatticamente, di solito pasticciava un po'. Peccato per Komen, che ha tirato tutta la gara, ma nel finale si è perso. Dentro anche lo spagnolo Manuel Olmedo, 3:36:91. Dunque abbiamo i primi quattro: Kiprop, Bukensa, Moustoui,
Olmedo. Manzano, l'americano, è arrivato in ritardo, ha provato la volata ai 50 metri finale, ha visto che non ce la faceva, è arrivato al passo. Nella bellezza.